le gambe lunghe, tieni sulle braccia. Tranquillo, tranquillo. Non fa un cazzo. Lontano dalla gabbia, dove? Sta lontano dalla gabbia! Lancialo, lancialo! Porta giù! No, si attacca alla gabbia, arbitro! Ma che cazzo fa, dai! Ecco qua! Mangi! 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 Attacca la gabbia, arbitro! Cazzo, dai, si attacca la gabbia! Porca troia! No. Beh, tranquillo, dai, così, dai! Attacca la gabbia! Occhio le gambe lunghe, Robby! Occhio le gambe lunghe! Fatti portare giù! Thank you.
adesso. Come si attaccava la gamba? Sempre, sempre. Li ha sentiti i colpi pesanti, come sì, 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 sì. Un po' le scambiate. Muoviti che vuole il naso, vuole il naso. Lo cani. È vero, destro. Ehi! No, dai, 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 cazzo, Roby, dai! Battalo, sì! Dai, Roby, adesso, dai! Dai, sì, sì, continua sui fianchi. Non farti spingere indietro, ti vuole mettere il triangolo. Sta dicendo di spingilo contro la rete, spingilo contro la rete. E lui mi schiaccia. Schiaccia, schiaccia. Dagli le ginocchiate sulle gambe, Roby. Dagli le ginocchiate sulle gambe. Dagli le ginocchiate sulle gambe.
Bravo Dobby! Occhio al ginocchio! Dai Roby, dai! Troppo, mettilo contro la gabbia. No, di nuovo si attacca alla gabbia. Dai, no, si attacca di nuovo. Dagli le ginocchiate anche tu, dagli le ginocchiate sulle gambe. Fuori, con la gamba destra. Vado, finita! Con la gamba destra. Cazzo, adesso non dai. Dai, dai! Dai, dagliela, dagliela la ginocchiata. Dai, è un round, vai, dai tutto. Dai, dai, dai. Dai. Sulle mani. Guarda di tre. Vede la guardia poco chiusa. Fa niente. Mettigli una combinazione! Dentro, vai avanti! Mettilo in destro, cazzo! Mettilo! Non singolo! Vai! Non il colpo singolo, tiragliene due o tre! Sta al centro, vai, 1, 2, 3, via, dai, sulla guardia, vai, sulla guardia, guarda che la guardia è scoperta, vai, sì. Ma che vuole che usa le ginocchia? Thank you.
l'attacco, quanto manca? 2 minuti e mezzo. Vai! Quanto manca? 2 e mezzo. Vai Dubi! È tuo! Tirai un calcione sul ginocchio. A été donc pas facile dans le sens où Roberto est un bon puncher. Il envoyait pas souvent les coups, mais quand il me touchait, je sentais qu'il peut mettre KO. Donc je me suis méfié de ses coups. J'ai profité de mon allonge, forcément, comme je suis plus grand. Et comme j'ai vu que c'était un bon boxeur aussi, je me suis dit je vais saper ses avant-bras. Et s'il baisse les bras, forcément ça rentrera dans sa tête. Donc j'ai une formation de Muay Thai à la base. Donc c'est pour ça que je suis à l'aise sur les jambes. Et donc j'en ai profité donc pour les utiliser. Bon, ce soir, j'ai pas pu montrer mon talent au sol. Je suis resté debout comme Roberto est très résistant. C'était difficile de l'amener au sol. J'ai fait parler le pied-point. Je voudrais aussi remercier donc Jean-Yves aussi, qui m'a formé en Muay Thai. Et avec lui, j'ai fait la préparation physique. Et bah, ça a payé ce soir.